Allora, Ma tu adesso. Lele dici che cambierà tanto la prossima partita, ritornando all'Italia? No, io pensavo questo, così anche la prossima telefonata ci buttiamo anche sul futuro prossimo, cioè dopo domani sera. Io penso che si possa valutare, diverse soluzioni si possano valutare. E perché cosa viene fuori in queste ore, Nick? Viene fuori, Berardi deve giocare, è entrato Vabbè. bene, ok, ma se Berardi deve giocare, se Berardi deve giocare, perché io sono perché uno che dimostra così metterlo dentro, ma se deve giocare Mimmo Berardi, a questo punto ci sono due soluzioni. O fai in modo di far giocare Berardi, Chiesa, Insigne e un centroavanti, o Berardi entra al posto del centroavanti, Sì. ok? Che sicuramente è un rilievo ed è un capitolo che si può discutere dentro tanti argomenti, e giochi con, diciamo, un 9 di movimento, ok? Che può essere Chiesa, Insigne, eccetera, eccetera. Ma se tu pensi di poter mettere un centroavanti e inserire Berardi senza togliere Chiesa, Insigne o il centroavanti, devi cambiare il sistema. E secondo me questa è una partita che ti permette di farlo. Dal mio punto di vista, quella che andiamo ad affrontare. Perché è una Giusto. partita che, se tu pensi, sicuramente visto l'avversario che io conosco, mi sono visto oggi tutta la partita che hanno giocato bene contro la Lituania, che è una squadra di Serie C. Ok? Loro hanno giocatori diversi che sono nella Serie C inglese, la League One, ok? E Ok. alcuni in Championship e 4-5 in Premier. Ok, questa è la storia della Nord Irlanda, l'Irlanda del Nord. E giocano 3-5-2, si può pensare di giocare con tre centrali e creare una superiorità di 3 contro 2 in costruzione, si può giocare con due mediani, si può giocare con due esterni e uno può essere Chiesa e si può giocare con tre punte, quindi Berardi, Insigne e un altro attaccante. Quindi questo si può pensare di farlo. Perché la partita te lo consente, ti puoi permettere un attaccante in più che parta un po' defilato. Se tu pensi, Nick, a Chiesa sulla destra con Berardi che viene tra centrale e terzino Sì. in mezzaluna e che lasci la corsia Chiesa, Berardi va a giocare con i due mediani in appoggio, hai una punta, l'altra punta e il quinto dall'altra parte che ti arriva. Se tu pensi a quell'uscita, a quel Sì. movimento, ci credi, perché sarà una partita, credo, che si giocherà molto nei 50 metri loro. Quindi puoi permetterti di avere più linee di gioco e avere il piede di Berardi, capito, interno Sì, 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 sì. nella ricezione e nell'assistenza e nella conclusione. Secondo me si può anche pensare a questo. Oggi ci pensavo mentre tornavo a casa. E rimane armonica se tu riesci, faccio un esempio, Jorginho e Locatelli a palleggiare con i tre che possono essere Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson, la squadra rimarrebbe equilibrata, propositiva, anche perché dobbiamo segnare. Per Noi forza. dobbiamo far gol. Noi non ci basterà vincere 1-0. Loro Cioè, sono fisici temo. anche, eh? Una Loro squadra fisica. sono fisici. Allora, loro, Nick, sono una squadra. Il livello non è alto, ma sono organizzati. Loro hanno questo casca che è del Watford, hanno O'Shea, che è questo giocatore Sì. dell'Leicester. Scusa, non O'Shea. Come si chiama il centrale? Aspetta, Perché non mi giocavano viene. sempre loro due nel Manchester United, adesso te lo dico. Ma mi sa che uscì, No, 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 non è lui, non è quello che gioca adesso. No, Evans, scusami, Evans, sì. scusatemi. Evans, e poi hanno tre centrocampisti che non sono male, non sono male, però un conto che è la partita con la Lituania, che la fanno giocando contro di noi a Parma, l'hanno fatto rinunciando. E poi hanno due punte fisiche, Nick, che lottano. È un po' disordinate, fisiche e non così tecniche, che devi mettere in mezzo, devi marcare in preventivo quando recuperano palla, non trovare quella cosa che hai fatto con la Sì, Svizzera. Sai, quella ripartenza dove eri tutto messo sì, male e sei rientrato male. No, devi essere messo bene nel recupero e nel palleggiare li devi fare andare a vuoto. Cioè, la partita è fatta anche per questo sistema. Poi ci penso al mancio, come sempre, sì. Sì, capito? ma secondo te ci Nick. sta pensando lui? Ma credo di sì. Credo di sì perché
Perché questa volta secondo me puoi valutare davvero dentro alla tua ricerca di gioco, che è quella di avere tante linee di gioco, e è una ricerca di dominio, ma questo in maniera naturale secondo me lo puoi avere, però ci vogliono giocatori offensivi, ok? Offensivi che sappiano anche contro i rispettivi avversari. Se tu giochi contro due esterni, tu gioca se gioca Ferguson e Dallas, ok? Tu se c'hai Chiesa e Emerson Palmieri, devi attaccarli. Devi Li attaccarli, Nick, cioè li devi tenere loro in devi linea con gli tenere altri là. tre, capito? E dimmi una cosa, Nick, invece tu cosa faresti con vedi, Ferguson è un mancino e Dallas è quello del Leeds, praticamente un giocatore di Bielsa. E perché fa tante cose, però giocherà a destra. Se tu gli attacchi E li e li tieni lì. abbassi, non hai bisogno di un difensore in più in una partita così, capito? Perché sei messo 3 più 2, capito? L'altro è Emerson, uno è Chiesa, quindi sono comunque uno è un terzino che offende, l'altra è un'ala che rientra, ma stai messo bene, Sì. Ti hai capito? metti un Quindi è po' a questo che specchio, pensa. però con più qualità. Perfetto, e col dominio del gioco e con però Ti metti le lì. predisposizioni a calciare in porta con più Certo. giocatori. Invece, Nick, il tuo pensiero sul centravanti? Quello Allora, è non un avevo tema. pensato al cambio modulo, però qualcosina l'avrei cambiato. E mi preoccupa, sì, il centravanti, perché a me Belotti l'ho sempre decantato e mi piace, però devi stare anche bene fisicamente, ha fatto proprio fatica fisica. Io avrei provato con un falso 9, però quando ti dico è una squadra anche fisica, magari sei lì che se non trovi le imbucate, l'uno contro uno comincia a innervosirti, la subisci anche la fisicità loro, magari anche se tu sei con un falso 9. E quando ti dico sempre fisicità loro, mi preoccupa, come ho visto, le condizioni un po' dei centrocampisti italiani, quindi anche lì avrei cambiato qualcosina. Però se devo, mi hai fatto pensare a questa roba del modulo, io lo farei subito, perché non puoi pensare magari solo a non far giocare Belotti per sostituirlo con un altro che sia Raspadori, però se puoi mettere un attaccante in più, effettivamente, secondo me è la soluzione migliore. Però Cioè continuare con vedere. Belotti, eh? Sì, continuare con Ok, no, ma Belotti. infatti io ti dico, lui la partita dell'altro giorno, che è una partita di fatica, e lui rientrava nella peggior partita, visto peggior partita perché non per il tipo di partita, ma per come è stata la squadra. Sì, Chi deve recuperare è ancora messo peggio. perché lui i movimenti non li faceva sbagliati. Hai visto che molte volte Sì, apriva attaccava, giusto, apriva sì. giusto verso la bandierina, perché comunque, però molte volte no, la squadra era lunga come non mai, Sì, pure sì, sì. quando qualche volta lui poi allargandosi senza guardare cercava magari di metterla in mezzo, ma non arrivavano a chiudere sia l'altro esterno che i centrocampisti. Quando uno rientra dopo tanto tempo, ci sono, diciamo, tanti modi di dire e tante valutazioni. In genere si fa bene la prima e poi la seconda che devi confermare fai meno bene. In quel caso di Belotti, la prima è sembrato quasi come quando ti alleni per poi giocare bene la seconda, cioè comincia a mettere dei minuti. Infatti, già alla vigilia, cosa ha detto Mancini? Forse durerà 65 minuti. Sarebbe stato in preventivo lo stesso, no? L'avvicendamento. Quindi, se la prima ti serve o è servita per poi smaltire i carichi e magari già domani stare meglio per giocare dopodomani, no, noi non abbiamo. Cioè, nelle alternative non possiamo non pensare di ripartire con Belotti, soprattutto se cambi un po' sistema e te lo puoi concedere. Comunque il discorso è molto semplice. Belotti, Scamacca, Raspadori, Insigne, se gioca, sai, con Chiesa e Berardi, o Bernardeschi. Questi sono i nostri. Non c'è Immobile, o vai con i due del Sassuolo, o fa Insigne, diciamo così, come specchietto per le allodole a lavorare e tirar fuori uno dei tre centrali. Ripeto, loro non verranno fuori. O riconfermi Belotti, o se no il Bernardeschi, che come sapete Mancio lo stima molto e lo reputa utile per tutte le zone del campo. Quindi valutare anche di mettere lui. Questo ragazzi, è.